In collaborazione con Trade Center Genova, il vostro ufficio è pronto. Grand Hotel Savoia, Caffè 900, buonasera cari amici, grazie per essere anche questa sera in nostra compagnia per ascoltare le storie di professionisti e di imprenditori italiani. Questa sera lo faremo con Astromodel e con l'azienda Nitro Impianti. Astromodel si occupa di colori e vernici per il modellismo, mentre l'azienda Nitro Impianti commercializza un sistema di filtrazione di acqua per renderla alcalina. Quindi due temi molto diversi, entrambi molto particolari e interessanti. Voglio ringraziare i nostri ballerini che si sono appena esibiti della scuola di ballo CDE Liguria, i ragazzi di Lucia Barreca. Noi cominciamo subito con il primo servizio, con il primo contributo. Allora prego la regia. Alessandro Balbo e Benedetto Iezzi, che sono stasera ospiti qui con noi a Caffè 900 e vi ringrazio, sono i titolari e fondatori di un'azienda genovese che si chiama Astromodel. Esattamente. Che cosa fate? Dunque, la ditta nasce nel 1976 esclusivamente come importazione e distribuzione di articoli di modellismo. A questa diciamo, attività è subentrata in un secondo tempo grazie all'apporto del mio socio, un discorso di produzione e quindi distribuzione all'estero, oltre che sul mercato nazionale, di colori specifici per modellismo. Questo diciamo al momento oltretutto è un settore che ci sta dando grosse soddisfazioni, soprattutto sull'estero. Che abbiamo raccolto dal recente salone del giocattolo di Norimberga, nuovi contatti con ditte di possibili distributori esteri per ampliare appunto questa nostra rete di vendita di questo nostro prodotto. Quindi una nicchia all'interno già di una nicchia, perché certamente il mondo sì. del collezionismo, del giocattolo da collezione, ma già una nicchia, voi vi collocate come leader all'interno di questo settore. Ma l'ambizione ci sarebbe, diciamo che nonostante una situazione di mercato sicuramente non estremamente favorevole e considerando anche che il modellismo stesso ha vissuto sicuramente dei periodi migliori in passato, adesso sicuramente le nuove generazioni sono meno interessate a quello che è il piacere di montare, costruire, dipingere modelli piuttosto che figure storiche e quant'altro, è più interessata a un discorso di elettronica, quindi internet, PlayStation e quelle cose lì. Però diciamo che nel nostro, come diceva giustamente lei, piccola nicchia, siamo riusciti a ritagliarci la nostra fetta di mercato.
cerchiamo appunto di espanderla se possibile. Ecco, lei ha accennato proprio a questo, alla tecnologia, alle nuove tecnologie, ai giochi elettronici. I vostri mondi sono così lontani o c'è qualcosa che li avvicina? Qualcuno in passato ha provato, però effettivamente hanno creato delle specie di modelli virtuali, ossia praticamente dei modelli da montare invece che con le mani, utilizzando colle, utensili e quant'altro, da montare al computer. Però è stato un risultato decisamente molto deludente, che non ha dato nessun seguito. Quindi direi che sono mondi molto diversi. Ecco. Iezzi, il vostro target, la vostra clientela target oggi è solo ed esclusivamente l'adulto o c'è qualche ragazzo, qualche bambino che si appassiona a questo? C'è ancora qualcuno giovane che si avvicina a questo hobby, diciamo così, però per lo più rischiano di diventare tutti adulti e anche forse un po' di più di adulti. Purtroppo stiamo vivendo questo, perlomeno qui in Italia. In altri paesi europei c'è una tendenza diversa. Ci sono, il modellismo viene insegnato in qualche modo nelle scuole e da lì qualcuno continua e prosegue, va avanti e fa lavori sempre migliori, ma soprattutto come dire, entra in quello che è la reale ottica del modellismo, che non è soltanto la costruzione di per sé e basta. Il modellismo è un hobby che coinvolge anche molta ricerca storica, molta tecnica appunto pittorica in questo caso e molte altre cose. Qui da noi in effetti purtroppo c'è un pochino di difficoltà a trovare nuove leve, diciamo così. Ecco Iezzi, a proposito proprio di tecnica pittorica, se l'operatore riesce con la camera a inquadrare quello che lei ha in mano? Questa è una chip tridimensionale dove si può vedere come con il colore, se il colore è ben concepito, ben calibrato, si può praticamente simulare la realtà, praticamente rendendola impossibile da distinguere il falso dal vero. Questo è legno vero e questo invece è plastica dipinta con i colori. Sfidiamo i nostri telespettatori a trovare la differenza. Torniamo un attimo su quella tavoletta volentieri. Di prima. Ecco. Lei lo ha detto, quindi ormai ha svelato l'arcano, ma veramente... Sì, questo è legno vero e questo invece è plastica dipinta. Questa è la magia del colore. Sì, certamente ci vuole un po' di tecnica pittorica, appunto, come dicevamo prima, però... il colore è molto importante. L'altra tavoletta invece? L'altra tavoletta è una tavoletta di plastica che invece riproduce la ruggine. In questo caso soltanto con il colore e in questo caso con il colore più il pigmento, che sono pigmenti in polvere, sono quelli che poi vengono utilizzati anche nel colore, diciamo così, dispersi nel metal, che invece vengono utilizzati in questo caso a secco per dare un effetto tridimensionale e più opaco, più realistico all'oggetto che vogliamo fare. Quindi vogliamo per quei fare. Modelli di automezzi storici magari? Sì, da qualunque. Guerra, anche, non so. Beh, anche quello, sì, in effetti nel nostro caso c'è molto molto materiale bellico, però non c'è soltanto quello, si può benissimo fare un diorama perfettamente civile oppure divertirsi ad invecchiare, che so io, una carrozzeria di una Fiat 500 per esempio. È una cosa che ho visto fare, è molto molto bello in effetti. Balbo, il suo collega ha parlato proprio di questo, il colore è importante. È importante anche la mano umana, indubbiamente, la bravura dei vostri clienti. Voi gli date anche un po' di formazione, gli date anche un po' di assistenza in qualche modo? Ma noi cerchiamo, perché purtroppo, essendo anche appunto un settore come anche altri settori del commercio, dove tendenzialmente il numero dei punti vendita tende a diminuire, molta gente, non magari i modellisti esperti, ma magari quelli più principianti che vorrebbe incominciare, eccetera, chiede, noi allora siamo disponibilissimi quando qualcuno ci contatta oppure nelle varie fiere a cui partecipiamo,
quando ci viene chiesto delle specifiche, o via mail, quando qualcuno fa delle specifiche richieste. Chi si avvicina per la prima volta anche nel caso dell'utente sì, finale? Che indubbiamente è forse quello che ha più bisogno di essere seguito per far sì che sia incoraggiato a ottenere i suoi primi risultati, non lasciato abbandonato a se stesso, che indubbiamente da soli per diventare modellisti è sicuramente difficile. Ecco, fate anche vendita diretta? O vi noi facciamo, sì, abbiamo un nostro sito con la possibilità, se uno ha, sia per quanto riguarda i nostri negozi che forniamo, che anche per quanto riguarda i privati, la possibilità di acquistare anche direttamente online. E-commerce sostanzialmente. Il classico e-commerce. Se no, dove si trovano Iezzi i vostri prodotti normalmente? Beh, normalmente i negozi di modellismo che trattano l'argomento, diciamo così, in maniera più approfondita hanno tutti i nostri colori. Diversamente, appunto, ci si rivolge via mail a qualche altro sito di e-commerce che tratta la cosa. Ecco. Benissimo. E da Genova quindi verso il mondo, verso un mercato internazionale? Sì. Direi sempre di più, perché recentemente abbiamo concluso un accordo con un grosso distributore russo di Mosca e un'altra grossa ditta cinese. Siamo estremamente orgogliosi di poterci vantare del fatto di essere forse non tra i non molti che riescono a vendere ai cinesi, non a comprare dai cinesi. Bene, bene, bene. Allora io ringrazio Alessandro Balbo e Benedetto Iezzi della Astro Model. Sono sicuro che i nostri telespettatori, in molti non conoscevano una realtà così importante che ha sede a Genova e che opera in un mercato così particolare. Se restate con noi, dopo la pubblicità vi raccontiamo un'altra di queste storie. Caffè 900. Ben rientrati al Caffè 900, grazie per essere rimasti con noi. Complimenti a Priscilla Iamone e ad Andrea Rizza che si sono espressi in questa bella canzone. Noi adesso andiamo avanti con le nostre storie, sentiamo subito la prossima. Abbiamo scoperto un'azienda di Genova che commercializza un prodotto molto particolare. L'azienda si chiama Nitro Impianti e il prodotto è il Pharma Ion Tech. Spero di averlo pronunciato bene. Sono con noi l'ingegner Enrico Bracco ed Egidio Bracco, padre e figlio, due generazioni qua insieme. Allora, cominciamo proprio da Egidio Bracco. Nitro Impianti, può presentare un po' ai nostri telespettatori? Sì, la Nitro Impianti è nata nel 94 sostanzialmente, facendo impianti elettrici anche di automazione.
cioè tipo antifurti, automazione cancelli, insomma tante cose. E abbiamo fatto anche dei lavori in metropolitana di Genova sui mezzi, e dopo un po' di carriera onorata, di carretta, e diciamo che qui l'ingegnere ha voluto proseguire la strada, e allora piano piano ci siamo messi proprio come ditta, come una SRL, e in modo da poter continuare, speriamo, meglio di prima e in modo più concreto. Adesso io non me la cavo tanto bene in queste cose, comunque. C'è sempre una prima volta, Bracco. Ingegnere, invece, spieghiamo che cos'è questo prodotto, perché è uno ionizzatore d'acqua. Che cos'è? Esatto, è un dispositivo che divide elettricamente l'acqua in acqua alcalina e acqua acida. Ha due scompartimenti attraverso i quali appunto avviene questa divisione. C'è uno scompartimento che ha un elettrodo positivo e quindi richiama a sé tutti i minerali negativi dell'acqua, che possono essere iodio, zolfo, cloro, e che sono acidi, mentre l'elettrodo negativo va a richiamare i minerali positivi dell'acqua, che sono sodio, poi potassio, magnesio, e grazie a questa suddivisione abbiamo l'acqua alcalina, che è ricca di nutrienti e di vantaggi per il corpo umano, e priva appunto della parte acida che va a inficiare tutta la fase digestiva. Ecco, è un prodotto nuovo, ma neanche tanto, perché nel Giappone esiste già da diversi anni. Questo prodotto è nato da uno studio giapponese, che sono andati a vedere dei villaggi sull'Himalaya, dove la gente, buona percentuale di persone, viveva anche fino a 110-120 anni. Incuriositi da questa cosa, e sono andati a studiare il fenomeno, e hanno visto che bevevano acqua alcalina. Cioè, lo scopo dello ionizzatore è quello di tanto depurare l'acqua, ma variarne il pH, perché hanno visto che il corpo umano deve essere di un determinato pH, che va dai 7,2 ai 7,5 come pH. pH è un valore che misura l'acidità o l'alcalinità di ogni singolo prodotto, cibo o anche altro. E praticamente hanno scoperto che con l'acqua alcalina il nostro corpo elimina molto meglio le scorie acide che si accumulano durante gli anni. Infatti è molto consigliato per le persone sopra i 40-50 anni, perché in questi 40-50 anni, noi non riuscendo a smaltire le nostre cellule acide, creiamo, cioè l'invecchiamento, quello che dicono i giapponesi, l'invecchiamento è dovuto a questo accumulo di cellule acide. Ecco, naturalmente in questi villaggi di cui lei parlava non avevano un prodotto di questo genere, ma la fonte era naturalmente alcalina. Esatto. Allora poi qualcuno ha pensato di inventarsi questo accessorio. Nel 66 il Ministero della Salute giapponese lo ha consigliato per combattere alcune tipologie di malattie. Esatto. E anche da poco che anche la Corea del Sud ha fatto uguale. Questa stessa cosa. Ecco, ingegnere, questa macchina, che poi come vediamo è molto piccola tutto sommato, come si installa, poi come funziona nel concreto? Ecco.
Ma praticamente viene a riprendere l'acqua del rubinetto, entra in questo macchinario e dalla parte alta esce istantaneamente l'acqua alcalina, mentre da una parte in basso, che adesso non vediamo, esce il residuo di acqua acida che deve andare nel, diciamo, viene collegata allo scarico. E questo invece è un pezzo, cioè un rubinetto, perché vi è un modello di questi ionizzatori che può essere nascosto sotto il lavello e avere esternamente solo questo rubinetto, che è appunto particolare perché ha anche i comandi. Qui è un secondo rubinetto, esatto. Quindi miscelo direttamente. Esatto. Con questo apparecchio lei può scegliere anche il grado di alcalinità o di acidità dell'acqua che lei vuole, perché sempre approfondendo gli studi, i giapponesi hanno visto che per l'acqua da bere il pH consigliato è sui 9,5, 9,8, per il caffè è intorno agli 8,5, no? Per l'acqua acida invece è molto utile per lavarsi e per pulire i piatti o qualsiasi cosa, perché è acida, appunto. Ecco, come si presenta quest'acqua poi nel bicchiere, nel gusto? L'acqua appena appunto si è riempita la caraffa è leggermente opaliscente, in realtà poi appena passano qualche secondo e questa opaliscenza schiarisce e diventa un'acqua normalissima, ha qualche piccola bollicina che sarebbe dell'idrogeno che fuoriesce, ma e al gusto invece? Al gusto è identica a quella in bottiglia. Molto digeribile. Ecco. Io le porto degli esempi pratici, perché da 4 mesi adopero quest'acqua, bevevo solo acqua frizzante e vino molto frizzante per la digestione. Non bevo assolutamente più l'acqua frizzante o il vino, solo quest'acqua, ma perché sento che il mio corpo vuole. Per la dieta dei neonati, per esempio, dei bambini, potrebbe essere indicata? Certo, è molto digeribile quest'acqua, molto più digeribile. Inoltre aiuta a eliminare, come dicevo, le scorie acide. Ora anche i cibi, perché noi l'acidità l'accumuliamo sia per i cibi acidi che ingeriamo, che però il nostro corpo ha bisogno, tipo le carni, mentre invece le verdure sono già di per sé alcaline. Parliamo, perché stiamo andando fuori tempo massimo, Braco, parliamo un attimo dei benefici. Quali benefici, cosa può risolvere quest'acqua? Beh, tanto è molto, senza, sì. Mi raccomando, senza fare proclami strani. Tanto è molto premetto che l'acqua, se quest'acqua è per il benessere del corpo, non se uno ha una lesione, non è che... Non è l'acqua miracolosa. No, assolutamente. Però può fare bene. Però aiuta, è una questione di benessere. Aiuta intanto per problemi di riflusso della valvola dello stomaco, aiuta nel caso di emorroidi, di diabete, lo stress anche, mi diceva. Per l'iperacidosi, anche per la circolazione e... Viene anche data come coadiuvante per le malattie tumorali, perché le cellule acide, coadiuvante, le cellule tumorali sono cellule acide, guarda, tutte queste è spiegato molto bene in modo scientifico da un libro, ci sono vari trattati. Sul vostro sito internet credo ci siano poi informazioni in questo senso, che vediamo comunque in sovraimpressione. No, vi chiudo perché sennò ci sfumano. Io voglio ringraziare per essere stati con noi a Caffè 900 Pharma Iontech, ma sotto il nome di Nitro Impianti naturalmente. Grazie. L'ingegnere Enrico Bracco e il padre Egidio Bracco ci hanno dato delle informazioni davvero utili e nuove, soprattutto perché molti telespettatori senz'altro non conoscevano questa novità. Noi con Caffè 900 andiamo avanti col nostro percorso sul mondo del teatro e con Lorenzo Costa. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu lieta e pensosa illimitare di gioventù salivi.
suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allorché all'opre femminili intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Io gli studi leggiadri talor lasciando e le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, d'in sui veroni del paterno ostello, porgea gli orecchi al suon della tua voce e alla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno. Che pensieri soavi, che speranze, che cori, oh Silvia mia! Quale allor ci apparia la vita umana il fato? Quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornermi a doler di mia sventura, oh natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Grazie ancora a Lorenzo Costa con lo spettacolo Io Giacomo Leopardi del Teatro Garage. Voglio ricordarvi che Caffè Novecento è anche online sia sul sito di Telenord sia sul sito proprio di Caffè Novecento, e ci trovate anche sui principali social network Facebook e Twitter. In questo senso vi pregherei, se lo volete naturalmente, di commentare, di lasciarci una segnalazione su questi social network relativamente alla puntata che avete appena visto. Potremmo così rispondervi ed eventualmente capire quali sono le vostre proposte per migliorare il nostro programma. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi do appuntamento sempre qui al Caffè Novecento. In collaborazione con Trade Center Genova, il vostro ufficio è pronto.